Dunque Fabrizio, la mia prima domanda è una domanda di Francesco Lanza ed è la seguente. Cosa ne pensi dei politici che indicano l'euro come causa di ogni male? Hanno ragione o cercano di indicare un bersaglio facilmente spendibile in campagna elettorale? Beh, sicuramente nell'ultimo anno abbiamo visto che durante le elezioni che ci sono state, soprattutto quelle in Grecia, che forse è il paese in cui si sta vivendo maggiormente la sofferenza derivante dalla crisi dell'Eurozona, i politici stanno spingendo, ci sono quelli pro-euro e quelli contro l'euro. Questo tifo, perché ormai stiamo parlando di tifo, in realtà non serve assolutamente a nulla, perché non è tanto un problema dell'euro in quanto moneta, perché ormai si è superata questa problematica. Il problema ormai è prevalentemente politico, che ci sono due aree, un'Europa che vuole maggiore integrità, maggiore integrazione, maggiore sviluppo delle caratteristiche dell'Unione Europea, e un'altra Europa che invece, cavalcando appunto le spinte populiste, come dire, la rabbia anche della gente nei confronti di ciò che non conosce, come molto, molto spesso succede, sta spingendo appunto per il ritorno alle valute nazionali. Questo l'abbiamo visto con il Syriza, il partito della sinistra radicale in Grecia, e anche in Italia lo stiamo vedendo con tutte le derive assolutamente populiste e senza senso di Beppe Grillo, ma la stessa Lega Nord e anche buona parte del PDL, che per appunto avvantaggiarsi in vista della campagna elettorale sta cercando di spingere verso un ritorno alla lira, comunque un ridimensionamento dell'Eurozona. Possiamo ipotizzare per un momento che questo realmente avvenga, al di là delle scelte politiche e di quanto sia sensato farlo. Però ti volevo chiedere effettivamente, se dovesse accadere un ritorno di questo genere, quali sarebbero le conseguenze a livello sia economico che politico? Ma allora, stiamo veramente nel campo dell'alea, perché nessuno sa veramente che cosa può succedere. Chiunque possa anche solo immaginare di prevedere gli effetti di una disgregazione dell'Eurozona, secondo me è alla pari del Mago Hotel, ma con tutto il rispetto che ho per il Mago Hotel, ma semplicemente i costi non si sanno. Non si sa nemmeno quali possono essere le conseguenze, quali possono essere gli effetti, ma non solo nell'Europa, non solo nell'Eurozona, ma in tutto il mondo. Abbiamo visto nel 2008, quando è fallita la quarta banca di Wall Street, cioè Lehman Brothers, che si pensava che i mercati finanziari potessero, come dire, assorbire, anche perché le azioni della banca centrale statunitense, la Federal Reserve, e tutte le altre banche centrali mondiali furono tempestive. Eppure abbiamo visto che l'economia mondiale, non solo quella appunto americana, è stata devastata. Quindi non si può assolutamente, io non me la sento di essere così presuntuoso di dire che cosa potrebbe succedere. Sicuramente esistono già degli studi, e sicuramente non è che ci sarebbero dei vantaggi, anzi, probabilmente. E questo appunto dico molto probabilmente ci potrebbe essere un periodo, un'amplificazione dell'attuale crisi, e quindi verrebbero le parole del capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, potrebbero essere in realtà potrebbero avverarsi. Ricordiamo ieri giustamente, lui ha detto ci vorranno almeno altri 6 anni prima che l'Europa e il mondo escano da questa crisi. Quindi forse è addirittura troppo ottimista. Il tutto mi dà lo spunto per proseguire con una domanda di Simone Corami, che è: cosa pensi di un'eventuale trasformazione della BCE in stile Fed americana? Credi sia un passaggio inevitabile per la stabilità dell'Eurozona? Beh, in realtà è abbastanza complicata questa domanda e è abbastanza stimolante nello stesso punto di vista. Allora, che cosa succederebbe? Anche lì non lo sappiamo. Di sicuro però che cosa si sa? Si sa che negli ultimi 20 anni l'Eurozona, l'Europa e poi appunto l'Eurozona, ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità. È il paradosso della carta di credito. Se io sulla carta di credito ho un massimale di spesa mensile di 1000 euro, e il mio stipendio mensile è di 500 euro, ma io spendo 1000 euro, e beh, alla fin fine poi i conti, qualcuno, cioè la banca mi richiede indietro i soldi. Ora, non dobbiamo pensare alla crisi come una crisi, dobbiamo pensarla come un cambio di paradigma, come un cambio di modello. E qua, ogni volta che c'è un cambio di modello economico e modello finanziario di conseguenza,
ci sono dei grandi momenti di stallo come quello attuale. È facile pensare che semplicemente stampando moneta si risolve tutto, ma non si può risolvere una crisi di debito, tra le altre cose, perché poi in realtà è una crisi sociale, una crisi economica, una crisi finanziaria, è una crisi appunto di debito. Non si può pensare di risolvere una crisi di questo genere semplicemente creando altro debito, molto semplicemente. Chiarissimo. Tra l'altro, un altro aspetto che volevo affrontare con te era questo, sempre in chiave parallelismi con gli Stati Uniti. Siamo in piena campagna elettorale negli Stati Uniti e quindi la mia domanda è come pensi che le elezioni influiranno effettivamente sull'andamento dell'economia non solo degli Stati Uniti ma anche quella europea? Allora, io premetto che di politica ne capisco tanto quanto ne capisco di golf, quindi nulla, però posso provare a delineare più o meno qualcosina. Allora, è chiaro che il potere degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni si è notevolmente ridotto. Io mi ricordo quel bellissimo libro di Paul Kennedy, Ascesa e declino delle grandi potenze, in cui appunto già si teorizzava 20 anni fa della perdita del potere. Sia soft power sia hard power degli Stati Uniti. E questo è lampante perché se ci fosse stata un'America molto più forte anche a livello negoziale, probabilmente la crisi dell'Europa sarebbe finita con un po' più di anticipo, ecco, perché è chiaro che le sfide che attendono l'America dipendono anche dall'Europa e da ciò che sta facendo. Io mi ricordo al G20 di Cannes dello scorso novembre, quindi un anno fa. I funzionari statunitensi erano assolutamente spaventati da ciò che stava succedendo in Europa, più che altro perché c'era una totale incertezza su ciò che sarebbe poi successo. Pian pianino, per fortuna, sono arrivate le misure della Banca Centrale Europea che si sta sostituendo di fatto ai governi, di fatto si sta sostituendo ai politici. E quindi è chiaro che anche gli Stati Uniti giocano un ruolo assolutamente minoritario, secondo me. In questo grande gioco. Tu mi chiedi di Obama o Romney? Beh, Obama è un grandissimo comunicatore, nonostante la performance piuttosto deludente di ieri sera durante il primo dibattito a Denver contro Romney, in cui Romney veramente è stato devastante. Obama ha dimostrato di voler, come dire, andare oltre quello che sono i soliti Stati Uniti, però i soliti Stati Uniti erano quelli che mandavano avanti il mondo, erano come il signor Wolf in Pulp Fiction, cioè l'omino che arriva e mette a posto i problemi un po' dappertutto. Sono più così. Romney potrebbe farcela? Probabilmente sì, perché è un uomo di business. È un uomo di business e forse potrebbe avere la verve necessaria e il pragmatismo necessario per spingere l'Europa a fare le riforme che deve, perché non è solo un problema dei singoli paesi, appunto è anche un problema di concertazione all'interno dell'Europa. Visto che si parla degli aspetti più strettamente economici, si parlava della BCE e della Fed, data la tua esperienza, anche e soprattutto sul web, potresti dirmi qual è il livello reputazionale delle banche sul web e quali dovrebbero essere le azioni di comunicazione che potrebbero implementare? Beh, allora, innanzitutto è abbastanza, come dire, ci sono fondamentalmente due tronconi. Da una parte, ci sono le persone che odiano le banche. Perché? Perché non le capiscono. Come l'uomo primitivo non riusciva a comprendere il fulmine? Perché? Perché non riusciva a capire che meccanismo c'era dietro al fulmine e quindi gli dava un'origine divina. Salvo poi scoprire appunto che così non è, ci sono tantissime persone che non comprendono il vero lavoro che stanno facendo le banche e soprattutto le difficoltà. Ci sono mercati come il mercato interbancario, che sono dei mercati molto oscuri alla gente normale. Noi cerchiamo sempre di raccontarlo anche con un po' di noia sull'inchiesta, però non è sempre facile. E quindi da questo punto di vista le banche forse dovrebbero aprirsi un pochino di più, dovrebbero comunicare un pochino di più, arrivare un po' di più alla persona comune, perché in realtà dal momento che l'informazione diventa ottimale anche nell'ambito
nel rapporto con la clientela, ecco, lì probabilmente anche le banche potrebbero essere meno odiate. Di sicuro potrebbero fare molto di più su Twitter, ad esempio, potrebbero fare molto di più su Facebook, su YouTube, corsi aperti, sinceramente, senza troppi giri di parole o quant'altro alla clientela. Quindi è possibile, perché poi in realtà queste lacune vengono colmate da dei personaggi piuttosto bizzarri che riempiono il web, riempiono le televisioni e quant'altro, che uno di finanza ne capiscono veramente poco. Due, cercano di veicolare un messaggio che è completamente distorto. Aggiungo una piccola cosa, tanto per fare un esempio. Le due operazioni di rifinanziamento a lungo termine di LTRO della Banca Centrale Europea, lanciati uno a dicembre e uno a febbraio, per complessivi 1.030 miliardi di euro. E tutti hanno detto: ma questi qua sono 1.000 miliardi che sono andati verso le banche, e ma perché allora non finanziano le imprese? Per un motivo molto semplice, perché in questo caso c'erano delle esigenze di rifinanziamento del debito pubblico, quindi dei titoli di Stato che le banche avevano in portafoglio, e quindi dovendolo rifinanziare, ma non essendoci liquidità, cosa succedeva? Succedeva che le banche andavano in carenza di liquidità e quindi non riuscivano più a sostenere gli stati durante le aste, appunto, dei bond governativi. Perché la Banca Centrale Europea ha fatto questo. E quindi la domanda successiva dovrebbe essere: ma allora hanno aiutato oppure no le imprese? Sì, perché le hanno aiutate evitando di far saltare uno Stato ben prima di quello che poi in realtà è successo, ad esempio, con la Spagna, che sta negoziando gli aiuti. Proseguo con un'altra domanda, prendo spunto per farti una domanda di Diletta Parlangeli, che chiede: la crisi ha portato le persone ad interessarsi maggiormente di temi economici, dei massimi sistemi, oppure sono ancora argomenti lontani dal sentire comune? Beh, allora, anche qua bisogna fare dei distinguo. Lì, infatti, mi prendo anch'io un po' di colpe come categoria giornalistica. Noi per tutto l'anno scorso abbiamo spinto tantissimo sullo spread, sullo spread, sullo spread. In realtà lo spread non è la vera misura, delle sofferenze di un paese, perché semplicemente il differenziale di rendimento tra una cosa e un'altra cosa, molto semplicemente. Quindi se il sottostante mi vale 8 e l'altro mi vale 9, c'è uno spread di 100, di 100 punti base, quindi beh, lì lo spread è piccolo, però intanto tu ti paghi l'8. Allora, e sicuramente c'è molta più gente che negli ultimi 12 mesi si è avvicinata al mondo economico con molta curiosità perché vogliono capire che cosa sta succedendo. Dall'altra parte, probabilmente, come dire, anche noi giornalisti dovremmo fare un po' più di aggiornamento continuo, perché? Perché il mondo appunto sta cambiando, ci sono determinati mercati che stanno cambiando e quindi se non riusciamo a capirli noi, non possiamo spiegarli agli altri. E anche perché la domanda di cultura c'è tanta. E torniamo al discorso anche delle banche di prima, delle lacune. Se questa domanda che continua a essere elevata viene colmata da chi? Da dei mezzi ciarlatani, sinceramente non si va da nessuna parte, anzi si alimenta un odio sociale, come dire, una repressione, una rabbia, che è assolutamente senza senso. Mi hai dato lo spunto per farti una domanda di Roberto Favini, che chiede: rispetto agli altri membri del G20, com'è messa la trasparenza finanziaria dell'Italia? Quello è uno dei gravi problemi dell'Italia. Quello è uno dei gravi problemi perché a giugno, se non sbaglio, adesso mi ricordo più o meno, a giugno è uscito l'ultimo rapporto sugli impegni presi dai singoli paesi del G20 a Cannes, appunto del novembre 2010, 2011, scusami. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che dal punto di vista della trasparenza finanziaria l'Italia è assolutamente indietro, anzi non è riuscita nemmeno a mantenere gli impegni che aveva preso durante il G20 di Cannes. Questo perché? Perché purtroppo c'è un abbraccio mortale tra le banche e la politica. Una cosa che succede anche in altri paesi, ma bene o male, negli altri paesi ci sono dei banchieri che sanno fare dei banchieri, non dei politici prestati al mondo bancario. Questa è una cosa che in effetti negli ultimi almeno 10 anni si è amplificata.
adesso non sto a fare nomi, ma c'erano banchieri che sono stati cacciati dalle banche proprio perché? Perché facevano il loro mestiere, quello di banchieri. Poi uno mi potrebbe anche venire a dire, è chiaro, guarda, poi guarda che cosa è successo nella City di Londra con lo scandalo dell'IBOR, il tasso interbancario di riferimento, con lo scandalo appunto di Barclays. E io potrei rispondere che sinceramente, se siamo seduti a un tavolo in 10 persone e siamo tutti noi che stiamo facendo appunto attività finanziaria e siamo gli unici 10 attori, è chiaro che magari qualcuno si può mettere d'accordo. Non mi sono stupito sinceramente dello scandalo dell'IBOR perché questo tipo di negoziazioni, questo tipo di accordi, chiamiamoli così, avvengono dappertutto. Tra l'altro, anche lì, informazione che è stata veicolata in modo assolutamente malvagio e tendenzioso. Il scandalo LIBOR non è costato ai contribuenti, anzi, perché? Perché andavi ad abbassare semplicemente il tasso di riferimento dei mutui e quindi addirittura i clienti pagavano di meno, molto semplicemente. Proseguo con un'altra domanda di Roberto, che un po' si ricollega a quello che ci siamo detti finora, che è una maggiore diffusione di open data rilasciati dalle istituzioni italiane. Può scoperchiare vasi di Pandora e peggiorare o vanificare gli sforzi fatti finora? Questa è una domanda abbastanza complicata. Molto semplicemente, guardiamo ciò che sta succedendo nei vari consigli regionali. Beh, il rischio esiste. Il rischio esiste, cioè, è una domanda molto intelligente perché appunto se tu vai a scoperchiare un piatto dove tutti hanno mangiato negli ultimi 20 anni, beh, magari qualcosa sotto ci trovi, quindi probabilmente sì. L'open data potrebbe creare dei fastidi a tanti, a molti, ecco. Una domanda di Claudio Bedino Sì. che chiede: mi piacerebbe avere un tuo punto di vista sul decreto che spero approvino oggi, Digitalia. Allora, ammetto che ho guardato con molta velocità appunto il decreto. Cosa si può dire? Si può dire che sarebbe un cambiamento assolutamente epocale. Si può dire che se veramente fosse, come dire, portato avanti questo discorso in modo serio, competente, e l'attuazione fosse fatta in modo efficace, sicuramente l'Italia diventerebbe, non dico uno dei paesi più avanzati d'Europa, perché quello forse è un po' troppo, ma sicuramente si metterebbe al pari di tanti altri paesi, anche solo i nostri vicini francesi. Mi viene in mente un paradosso che è quello della società della SRL a 1 euro. Anche lì avevamo lanciato questa cosa e poi io voglio vedere tutti quelli che l'hanno fatta, vanno in banca e chiedono giustamente un finanziamento. La banca in questo momento gli dice: ok, sì, posso anche dare un finanziamento. Che cosa mi dai a garanzia però? E quindi anche lì il passaggio dalla carta all'economia reale, quello è il passaggio complicato. Lì sta alle varie competenze territoriali di spingere in questo senso. Per adesso, ripeto, poi l'ho letto veramente molto velocemente e mi sono ripromesso di farlo questa notte. E è chiaro che bisogna aspettare un po'. Di sicuro tutte queste riforme, come la riforma del lavoro, come la riforma delle pensioni, non sono riforme che vanno in atto dall'oggi al domani, ci vorranno almeno 1 o 2 anni prima di vederne gli effetti. Ne approfitto per concludere con l'altra domanda di Bedino, che chiede un tuo punto di vista sul crowdfunding, quale strumento per finanziare le nuove iniziative imprenditoriali? Beh, anche lì l'Italia arriva molto in ritardo purtroppo. Arriva purtroppo molto in ritardo e con tutti i problemi italici, che sono principalmente problemi di comunicazione, perché in realtà c'è un bravissimo collega, Andrea Marinelli, che lui è un giornalista che collabora con varie testate, tra cui appunto Libero, l'Inchiesta, Il Manifesto, e spero di non dimenticarne altre di più importanti, a parte il Sole 24 Ore. Che infatti giusto mi stavo dimenticando. Beh, lui è partito per gli Stati Uniti e si sta seguendo tutte le primarie, si è seguito le primarie e tutte le elezioni con il crowdfunding.
Ma perché? Perché lui ha lavorato con America 24, appunto il sito del Sole 24 Ore che c'è a New York con Mario Platero, e ha avuto questa voglia e soprattutto ha avuto queste informazioni. Gli hanno detto: fai così, utilizza questi modelli. È chiaro che lì in Italia il messaggio viene portato in un modo distorto, perché se uno parla del crowdfunding in Italia lo guardano come dire, e che è sta roba? Quindi siamo alle solite, colpa anche dei giornalisti, mi metto anch'io in mezzo, dico che dovremmo parlare molto di più, assolutamente. Proseguo e ti faccio quest'altra domanda, visto che parlavi appunto di digitalizzazione, no? Quali sono secondo te gli scenari possibili per la competitività italiana che tutto sommato soffre di un deficit sia in termini di innovazione, cioè digitalizzazione come menzionavi tu prima, che di internazionalizzazione? Altra domanda piuttosto complicata. I gap dell'Italia, torniamo sempre alle solite cose, sono gap strutturali. Sono gap che non possono essere risolti dall'oggi al domani e soprattutto sono lacune che sono figlie di una determinata società che purtroppo non è ancora avanzata al punto da informarsi e arrivare alle soluzioni. Torniamo sempre al solito discorso dell'informazione che manca e questo dalle televisioni, c'è come una sorta di pantano che dovrebbe essere appunto superato. Qualcosa si sta muovendo, per carità, qualcosa si sta muovendo, però ci deve essere veramente uno shock tecnologico assolutamente univoco, un'onda, perché ci sono alcune persone come Riccardo Luna o De Biasi, che Luca De Biasi, che sono in effetti portatori di queste voci. Noi abbiamo ad esempio Jacopo Barigazzi, che lui è uno dei primi che parlava di questi temi, ma ancora 10 anni fa. Ebbene, lui purtroppo ogni tanto mi guarda e mi fa: ecco, siamo fermi, non dico a quello che eravamo 10 anni fa, ma a 8 anni fa. Quindi dobbiamo ancora colmare diverse lacune, ecco. Ok, proseguo con una domanda abbastanza lunga di Carlo Gubitosa. In Italia si sta allargando la forbice della disuguaglianza. Il supplemento al bollettino statistico Banca Italia del 25/1/2012 dice che la quota di individui poveri è risultata pari al 14,4%. Tale quota supera il 40% tra i cittadini stranieri. La percentuale di famiglie indebitate è pari al 27,7%. In aggiunta a tutto questo, i 10 individui più ricchi posseggono una quantità di ricchezza che è all'incirca equivalente a quella dei 3 milioni di italiani più poveri. Lo dice Banca Italia nei suoi Occasional Papers, numero 115. Ma l'aliquota IRPEF per i più ricchi è scesa dall'82% del 1973, applicato a chi guadagnava più di 500 milioni di lire, al 43% del 2012, per chi guadagna più di 75 mila euro all'anno. Parallelamente all'aliquota minima del 73 era pari al 10%, mentre con le aliquote IRPEF del 2012 nessun reddito è tassato meno del 23%. Le agevolazioni fiscali riconosciute ai più ricchi non si sono tradotte in investimenti, in rischio di impresa, in capacità di rilancio dell'economia reale e tutta la ricchezza si è spostata sul settore finanziario. E qua inizia la domanda. Di fronte a tutto questo, non pensa che l'attuale sistema di tassazione sia un Robin Hood al contrario, dove i più sfavoriti e i più sensibili alla tassazione sono proprio i redditi più deboli? Come mai di fronte a questa plateale contraddizione del principio di progressività fiscale e alla funzione di redistribuzione del reddito stabilito dalla Costituzione italiana, l'unico sacrificio che non è stato chiesto è il ripristino di un'aliquota dell'82% ai pochi fortunati che godono di un reddito superiore all'equivalente attuale di 500 milioni di lire? I grandi capitali sono davvero intoccabili ed è impossibile passare dal meno tasse per tutti al più tasse per i più ricchi, oppure c'è qualche misteriosa ragione tecnica che mi sfugge per questa politica fiscale? Beh, io innanzitutto rispondo che dovrebbe rispondere la mia fidanzata perché è commercialista, quindi dovrebbe essere lei quella più indicata. Allora, il sistema fiscale italiano in realtà è obsoleto, è assolutamente obsoleto, è stata l'ultima riforma grande, 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 è stata fatta negli anni 70. Sono
Si sta discutendo della riforma e appunto, cito un economista dell'Università di Bologna, cioè Paolo Manasse, che nel suo ultimo post sul suo blog ha argomentato come la riforma del fisco in Italia è oggetto di revisione. Ci sono delle disparità perché ci sono delle esenzioni incredibili. Ci sono delle esenzioni incredibili che costano tantissimo. Io adesso prendo solo spunto da questa cosa e in diretta ve lo faccio perché appunto c'è il dato sulle esenzioni. Allora, eccolo qua. Ci sono circa 167,3 miliardi di euro, pari al 10,7% del PIL, di ricavi entrate dalle tasse. Come mai? Perché ci sono un casino di esenzioni che non vengono assolutamente tolte, esenzioni che sono molto spesso per i redditi più elevati. Che cosa sta per succedere? Semplicemente si sta discutendo assieme al Fondo Monetario Internazionale che su indicazione del governo e del Ministero delle Finanze sta dando assistenza tecnica all'Italia appunto per la riforma della tassazione e si pensa che nei prossimi 3 o 4 anni si potrà finalmente arrivare a forse anche prima in realtà, si potrà arrivare a un nuovo sistema di tassazione. Sicuramente l'Italia ne ha bisogno perché appunto, ripeto, quello attuale è fermo agli anni 70. Quindi la risposta è sì, ci sono delle diseguaglianze abbastanza marcate, soprattutto perché appunto ci sono troppe esenzioni, ad esempio, molto spesso per i redditi molto più elevati. Noi con 10,7 punti di PIL, in più, probabilmente staremo molto meglio di come stiamo adesso, ecco. Sicuramente. Proseguo con una domanda di Matteo Castellani, che chiede: quali sono le tre mosse lungimiranti economiche che questo esecutivo dovrà per forza portare a casa prima della fine della legislatura? Se avessi una risposta, probabilmente sarei anche io al governo. No, allora, le tre cose che potrebbero essere fatte, secondo me, a parte che ormai il tempo non c'è più, mettiamoci in chiaro questo, che c'era tempo fino a giugno più o meno, e adesso c'è veramente poco tempo. Primissima cosa, tagliare le tasse alle imprese, perché le tasse per le imprese sono assolutamente troppo elevate. E quindi cercare di aumentare la produttività, anche il vantaggio competitivo che possono avere le imprese nell'Eurozona, nonostante sia molto difficile in questo momento avere delle soluzioni di breve termine. Però ecco, portarle avanti prima della fine della legislatura non sarebbe male. Un'altra cosa, sicuramente non la patrimoniale, perché non servirebbe nulla, da un punto di vista squisitamente economico, anche perché torniamo al discorso che una volta che tagli il debito in questo modo, a parte che ha effetti recessivi nella patrimoniale, ma poi una volta che tagli il debito in questo modo, senza una riduzione della spesa pubblica, sinceramente non serve assolutamente a nulla. Anzi, va a deprimere solo un'economia che è già in difficoltà. Un'altra cosa che potrebbe fare, in effetti, è il taglio della spesa pubblica, il taglio degli enti inutili. Che noi abbiamo tutta una serie di enti completamente inutili per cui paghiamo. Adesso non sto a dirne uno perché sono talmente tanti che non avrebbe senso. Quindi tagliarli già non sarebbe male. Terza cosa, beh, la semplificazione territoriale, cioè abolizione delle province è già un inizio. È difficile? Certo che è difficile, perché? Perché sono tutti stipendi tutte poltrone che vanno pagate, fare anche già solo questo entro la fine della legislatura non sarebbe male. Proseguo con un'altra domanda di Gabriele Persi, che dice: la crisi ha messo sotto accusa i grossi sistemi di rating finanziario, ormai visti come nemici. Eppure ci sono alcune start-up innovative che hanno sviluppato sistemi di rating economicamente e socialmente utili. Un esempio è SPIC, Credit and Rating and Financial Report, che aiuta piccoli e medi imprenditori ad avere informazioni rapide ed economiche rispetto alle classiche società, utili a valutare l'affidabilità di fornitori e clienti, attuali o potenziali. Che cosa ne pensi? Li conosci?
Beh, sì, ne ho sentito parlare, ne ho sentito parlare. Beh, sicuramente sono delle cose molto, molto innovative, una specie di TripAdvisor, delle società, non è male come idea. Teniamo anche conto di una cosa: allora, le agenzie di rating, altra cosa di cui si sta discutendo, sembra che ci siano dei strani complotti. Allora, detto in modo molto onesto, le agenzie di rating arrivano molto dopo gli investitori, molto dopo i mercati, molto dopo le grandi banche di investimento. Basti pensare semplicemente alla Spagna o alla Grecia, non è che ci voleva un'agenzia di rating come Standard & Poor's, Moody's o Fitch per definire la situazione finanziaria della Grecia o della Spagna, anzi, appunto, ripeto, arrivano in assoluto ritardo rispetto a quelle che sono gli umori dei mercati, perché ormai hanno delle dinamiche così complicate come McDonald's, tutti attaccano McDonald's. E quindi la qualità di McDonald's, paradossalmente, proprio perché sono sotto gli occhi di tutti, è assolutamente molto più alta del baretto che ho sotto casa, che chissà che cosa fa nella cucina. È lo stesso principio. Uno strumento di un social network di rating è assolutamente positivo, a patto che non succeda come il TripAdvisor, che ci sono le stesse società che poi si vanno a mettere i fake, i commenti fake o quant'altro, ecco. Ho anche un'altra domanda di Luca Lagna che dice, ritornando un po' al discorso del connubio tra politica ed economia di prima, no? Joseph Stiglitz ha detto che il sogno americano è ormai ridotto a un mito. Che speranze possono esserci allora per il sogno europeo? Tenere insieme l'Europa dell'euro è diventata una questione di principio o esiste una strada in un nuovo assetto finanziario mondiale? Allora, io molto spesso, anche per il tenore degli articoli che scrivo, o perché semplicemente cerco di spiegare, come qua tutti i ragazzi dell'inchiesta, cerchiamo di spiegare le cose per quello che sono, non per quello per il sentimento di pancia che hanno le persone, che molto spesso è sbagliato. Allora, io sono convinto che l'Eurozona in questa attuale struttura non possa essere sostenibile. Mi spiego. Ci sono paesi che non dovevano entrare nell'euro quando in realtà sono entrati. Un esempio è la Grecia. Purtroppo è brutto da dire, ma non aveva dei conti assolutamente in regola con il trattato di Maastricht o con tutti i parametri finanziari. Che cosa è stato scelto? È stato scelto di introdurre, di andare avanti con l'Unione in un momento molto complicato, perché appunto c'era la caduta del muro di Berlino, qua stiamo parlando dei primi anni 90, e quindi si è cercato di spingere verso una maggiore integrazione, tanto poi vedremo cosa succede, magari ci va bene. Io mi ricorderò per sempre una lettera che scrisse Romano Prodi, che al tempo, nel 2001, nel dicembre 2001, era il presidente della Commissione europea. Lui scrisse il 21 dicembre, appunto alla vigilia dell'introduzione dell'euro, una bellissima lettera al Financial Times in cui diceva che sarebbe arrivato un momento in cui l'eurozona avrebbe subito dei cambiamenti così intensi e così epocali proprio a causa degli squilibri che già c'erano. Quindi già si sapeva che si sarebbe arrivati a un punto in cui si doveva decidere, si deve decidere dove andare. Allora, l'Eurozona con questa struttura non può resistere, però i costi di un breakup dell'Eurozona sono assolutamente incalcolabili e nessuno vuole testare che cosa succede. Sarebbe come andare con una macchina, con una Ferrari bellissima, nuovissima, a 200 all'ora contro un muro e tu dici, boh, speriamo che la cellula di carbonio regga, speriamo che le mie cinture tengano, speriamo che l'airbag regga e poi vediamo, magari vivo, per carità. Chissà. Del resto l'Europa si sa che difficilmente potrà disgregarsi, cioè non avrebbe senso. Poi non è un problema di Europa o Eurozona, è un problema di una serie di squilibri tra nord e sud dell'Eurozona e di una moneta che è zoppa per natura. Una riforma arriverà probabilmente già entro questo dicembre. Io mi ricordo che il cancelliere tedesco Angela Merkel
aveva annunciato ancora lo scorso anno che una riforma dei trattati sarebbe arrivata entro il dicembre 2012. Chissà che cosa verrà fuori, sicuramente l'euro resterà. Io non dico, ci sono poche cose di cui sono sicuro. Io sono assolutamente sicuro che l'euro resterà. Perché? Perché i costi sono troppo elevati. Allo stesso modo l'Europa resterà e cercherà di andare avanti lentamente, con un po' di difficoltà, ma sicuramente resterà. L'Eurozona con questa struttura difficilmente potrà uscire forse un paese. Di sicuro adesso non può, perché l'articolo 50 del Trattato di Lisbona non lo permette, permette l'Europa, ma non dall'Eurozona. Esattamente, infatti questa era un'altra domanda che ti volevo chiedere. Quali sono le opzioni, no? A questo punto per paesi come la Grecia che stava contemplando di fatto la possibilità di uscire dall'Eurozona? Di fatto non c'è neanche la procedura per farlo. No, non c'è la procedura e soprattutto non c'è la voglia. Perché quando si va a dire, anche qua, si è tutto portato a una discussione di tifo. O siamo contro la Germania o siamo a favore della Germania. È chiaro che la Germania si fa i suoi interessi, perché deve pagare per tutti? Perché deve pagare per chi ha mangiato alle spalle della Germania per via dei trasferimenti di fondi dell'Unione Europea per 20 anni e di più? La Germania sta cercando di portare l'Eurozona, sta cercando di mettersi come leader, visto che non ce n'è uno, sta cercando lei di mettersi come leader. E come in un team, se tutti cominciano a zoppicare, ci deve essere uno che incita tutti gli altri, però deve incitarli in un determinato modo, che non sempre la Germania l'ha fatto, perché spingere solo sull'austerity non serve a nulla e gli effetti si vedono in Grecia, perché appunto si è distrutto mezzo paese. Prima con i politici greci che mangiavano alle spalle appunto dell'Unione Europea e dei cittadini, e poi si è amplificata questo effetto con misure di austerity che non stavano né in cielo né in terra. L'Eurozona può diventare un'Eurozona molto più piccola, se non riesce a trovare un'unità. Molto più piccola significa l'uscita di paesi come la Grecia o come eventualmente il Portogallo, che in effetti non ne fa molto più nessuno, però sta vivendo una situazione abbastanza difficile anche il Portogallo. Sta cercando di tornare all'accesso sui mercati obbligazionari e probabilmente ci riuscirà. Le sfide però sono molto intense, sono molto, molto elevate. Non è detto che con tutte le variabili che ci sono in gioco possa riuscire a farcela. La Grecia dovrebbe uscire? Probabilmente no, perché anche lì non si sanno quali possono essere gli effetti, soprattutto sull'appeal che l'Eurozona già minimo ha nei confronti degli investitori esteri. Quindi, senza contare che non esiste in realtà una vera e propria procedura, ci deve essere prima una riforma dei trattati e poi eventualmente l'uscita di uno o più paesi membri. Abbiamo visto quello che è accaduto questi giorni a Madrid, le proteste in piazza. Per quanto riguarda il sud dell'Europa, di fatto, no? Tutta la zona del Mediterraneo, di fatto, è in una situazione economica non molto rosea, potremmo dire. Secondo te ci sono comunque delle differenze e se sì, quali, per l'Italia rispetto a questi paesi? L'Italia innanzitutto ha delle differenze politiche, perché l'Italia è uno dei 6 membri fondatori dell'Unione Europea, è difficile che possano metterci nell'angolo così. Cerchiamo di sfatare anche un mito, che è quello della ricchezza privata. La ricchezza privata si è sempre detto che è il bene dell'Italia, però siamo alle solite: se tu hai un portafoglio con 100 euro e pian pianino cominci a perdere il lavoro, e attingi da questo portafoglio, però non hai appunto entrate, questo portafoglio si riduce sempre di più. E allo stesso modo l'ammortizzatore sociale più attivo dell'Italia è questo, è quello delle famiglie, la ricchezza privata. Quindi. E differenze ce ne sono, differenze perché appunto ha un tessuto produttivo, l'Italia, il nord, ha un tessuto produttivo assolutamente incomparabile rispetto a quello anche solo della Spagna, o a quello del Portogallo, a quello dell'Irlanda. Non parliamo di quello della Grecia, con tutto rispetto, però hanno un settore industriale abbastanza ridotto. L'Italia quindi ha delle potenzialità, però
potenzialità che vengono ridotte da che cosa? Da un impianto politico assolutamente bizantino che purtroppo non sta facendo andare il paese da nessuna parte. Monti poteva fare tanto, poteva fare di più, si può dire di tutto di Monti, non che non ci abbia provato. Certo, citavi prima Prodi, che se non sbaglio era stato addirittura colui che aveva ipotizzato la creazione degli Eurobond, correggimi se sbaglio. Tu che cosa ne pensi? Pensi che effettivamente la creazione di uno strumento di questo tipo possa aiutare a mantenere una coesione nell'Unione Europea, sia a livello economico che politico? Io mi rimando assolutamente alle parole del cancelliere tedesco Angela Merkel e dico, probabilmente sì, non ora. Non ora perché non si può pensare di costruire uno strumento così complicato senza un'unità, senza un'unità, perché non c'è un'unità adesso. Cioè, uno si sveglia la mattina e dice no, a me non va bene lo European Stability Mechanism. Vedi i finlandesi, voglio dei collaterali a garanzia, però appunto ci deve essere un coordinamento centrale anche per questo tipo di scelte. C'è? No, assolutamente no. E poi tra l'altro non si può pensare di uscire da questa crisi rifinanziando il debito con altro debito, siamo sempre, sarebbe un circolo vizioso, non si può pensare adesso. Agli Eurobond probabilmente si potrà pensare forse dal 2015 in poi, una volta che appunto si sarà raggiunto un livello di integrazione tale da permettere questo tipo di strumenti finanziari. Senti, molti hanno sostenuto che probabilmente ci si è mossi con troppa fretta da un certo punto di vista, nel senso che probabilmente quella che doveva venire prima era una unità politica prima che economica. Che cosa ne pensi? L'unità politica di fatto c'è già, peccato che sia invischiata in un sistema, anche in questo caso bizantino, in cui giustamente ognuno deve avere la sua voce, ma come dire, molto spesso ci sono dei blocchi nelle procedure date o dagli stessi governi o appunto nel dialogo tra Commissione europea e Parlamento europeo, che è assolutamente senza senso. Non dico che l'Unione Europea si sia italianizzata, no, non solo, ha preso tutto il peggio dei singoli paesi dell'Unione Europea e se li è messi insieme. E quindi c'è questo strumento, c'è questa struttura assolutamente complicata che appunto ha portato questo tipo di crisi qua, perché è una crisi politica, perché non c'è un leader. In ogni paese di questo mondo c'è un leader, in Europa no. Poi chiaramente si estende anche il discorso della Costituzione europea che non si è riusciti ad approvare in tutti i paesi. C'è stato chi contestava il fatto che la votazione referendaria per adottare la Costituzione europea valida in tutti i paesi membri sia stata fatta in ogni paese separatamente invece che in Europa. Qual è la tua visione in merito? Siamo sempre al discorso che ho appena Sì. finito di dire, quindi, cioè, non è questione di, molto spesso si dice che è questione della cessione di sovranità, ci mancherebbe altro, ma la sovranità la devi cedere se vuoi andare verso qualcosa di più grande, cedi una parte della tua sovranità, si chiama compromesso, non si può pensare di essere tutte le prime donne. È come quando si va a lavorare in una redazione come quella in cui sono adesso. Ognuno deve stare a determinate regole comuni. Io, ad esempio, non posso fumare in redazione perché ci sono delle regole, molto semplicemente. Far votare la Costituzione nello stesso modo a livello unitario sarebbe servito sicuramente. Avrebbe dato un senso di unità, ma anche all'esterno. Mi viene in mente Kissinger quando parlava dell'Europa, chi devo chiamare in Europa? Anche qui siamo le solite, purtroppo. E noi, appunto, il discorso che facevamo prima è che questa non è solo una crisi economico-finanziaria, è una crisi sociale, una crisi politica, una crisi
molto più complessa di quello che in realtà è. Io non la chiamerei manco crisi, perché ormai mi ha stufato chiamarla crisi, la chiamerei Pippo, in qualsiasi altro modo tranne che crisi. Probabilmente il metodo, cioè il nome più adatto sarebbe cambio di modello. Non è una crisi, è un cambio di modello, perché tutte le crisi durano meno dai 3 ai 4 anni. Qua siamo già ormai da quant'è che siamo in crisi? Senti, ultimissima domanda. Si parlava ultimamente, chiacchierando di attualità, economia e politica, si accennava al fatto che se alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, comunque ci sono stati diversi economisti che hanno ideato dei modelli, che poi sono stati quelli che sono stati messi in pratica, vissuti, sperimentati nel Novecento. Alla fine del Novecento ciò non è accaduto. Quindi. Qua siamo, allora, noi ogni tanto ne discutiamo con Jacopo Tondelli, con Jacopo Barigazzi, anche perché Barigazzi ha la sua formazione epistemiologica che gli permette di avere una visione un po' controcorrente e probabilmente più ampia rispetto a me, che ho una formazione economica. Sì, non ci sono modelli, c'è un vuoto di pensiero che è spaventoso. E proprio per questo, probabilmente, anche per questa ragione per cui non stiamo uscendo da questo genere di crisi. Perché? Perché non c'è una via. Si è detto prima che il liberismo sfrenato aveva torto, allora torniamo a Keynes. Poi si è detto che Keynes no, perché allora è arrivata la crisi del debito in Europa, e quindi chi ha ragione? Meno Stato, più mercato. Io premetto che sono assolutamente a favore di più mercato che Stato, perché cioè l'efficienza dei mercati è assolutamente più attiva se lo Stato non rompe le uova nel paniere agli operatori economici. Purtroppo non c'è un superamento di questa divisione, perché anche qui siamo al tifo, cioè ci sono quelli pro Keynes e quelli pro economia austriaca. Non è così che va al mondo. Speriamo che succeda qualcosa, qualche evento talmente intenso, talmente complicato, una specie di Big Bang delle teorie economiche, per cui venga fuori una nuova teoria economica, che poi magari non c'entra niente con appunto socialismo, il dirigismo, Keynes o il turboliberismo. Stiamo a vedere, probabilmente quando uscirà questa nuova teoria e non ci sarà questo vuoto asfissiante, probabilmente vedremo già la ripresa economica. Perfetto. Fabrizio, io ti ringrazio veramente moltissimo di essere stato qui con noi stasera. No, ringrazio voi assolutamente.